Toccati per me è la manifestazione culturale più importante che si svolge nella città di Verona durante tutto l'anno. È una manifestazione storica, una manifestazione che coinvolge tutta la città, tutti gli esercizi commerciali che lavorano in centro, che vivono al centro, e questo è il momento culminante del mese di settembre, che noi ogni anno aspettiamo con un grandissimo piacere. Normalmente non sarei così favorevole a chiudere sempre il centro storico tutto il giorno, per il Toccati facciamo una piacevolissima eccezione. È bellissimo vedere le famiglie con i bambini giocare nelle strade, è bellissimo per noi vedere i turisti camminare tranquillamente, liberi per le vie della nostra bella Verona, ed è un piacere incredibile poterli fermare, poter raccontare loro Verona, vendere loro qualcosa, perché siamo commercianti, quindi tutta la vita chiusura del traffico durante le manifestazioni come il Toccati. Creiamo dei piatti, quindi dei piatti di ristorazione dedicati al Toccati, utilizzando prodotti di Verona, piatti che sono disponibili specifici per il Toccati e per tutto il mese di settembre, in modo da poter valorizzare delle eccellenze veronesi. Poi ci piace essere molto veloci, accogliere i turisti anche con una birra spinata all'aperto. Noi non abbiamo solo questa osteria, ma ne abbiamo anche delle altre, e quindi è bellissimo per noi riuscire a essere molto veloci, molto efficaci e dargli qualcosa di Verona. Se c'è un paese ospite di cui capiamo qualcosa della tradizione enogastronomica, cerchiamo anche di inserire qualcosa del posto. Quindi potrebbe essere un vino locale, quest'anno abbiamo la Francia, per esempio sicuramente metteremo in vendita dei vini francesi, cercheremo di mettere qualcosa di francese anche nelle tartine, ci impegniamo perché anche questi turisti si sentano un po' a casa loro. La mascotte del Toccati è quel simpatico omino che gioca messo in questa posizione, e noi un paio di anni fa con lo staff ci siamo innamorati di questa cosa, abbiamo fatto foto durante tutto il Toccati con lo staff messo come questo simpatico omino che giocava, ed è stato un mantra che è andato avanti per un anno facendo così quando ci guardavamo negli occhi. Questa era la cosa che più ci ha appassionato.